Ragazzi, buongiorno! Oggi ci alleniamo in quella che credo sia la palestra più costosa d'Italia. Ragazzi, iscrivetevi al mio canale e lasciate un mi piace, perché sto per pagare più di 70 euro per entrare in una palestra. Comunque, a parte le cavolate, come vedete da qui dietro, siamo arrivati alla Ceresio 7 Gym. Una palestra che fa pagare un ingresso giornaliero 70 euro. Fidatevi, aspettate la fine del video perché vi dirò quanto costa l'abbonamento mensile e quello annuale. Mai sentita una roba del genere. Andiamo a spendere 140 euro per due ingressi. Madonna ragazzi, ma è fighissima. È stupenda. Ringraziate il Signore che non bestemmino. Ragazzi, siamo dentro. Allora, abbiamo fatto l'ingresso. Sono stati veramente carini. Subito ci hanno mostrato la struttura e tutto quanto. Certo, per 140 euro direte vorrei vedere. La struttura, ragazzi, è fighissima. Si vede una differenza con la Virgin che ho provato in questo video, che comunque costava 50 euro al giorno, che è, cioè, veramente netta. Questa mi sembra proprio una palestra da ricchi. Già queste piccole cavolate dei bagnoschiumi dentro sembra una cavolata, però secondo me è tanto. Anche gli armadietti che si aprono con i numeretti. La sauna è 100 volte più figa. Cioè, questa è proprio, mi sa proprio di premium. In più, ragazzi, la sala pesi mi sembra super attrezzata. Attrezzatura nuovissima. Cioè, a noi tapis roulant con la televisione, ragazzi. Ma dai, che figata. Cioè, comunque, veramente, 10 spanne sopra la Virgin. Nonostante la differenza di prezzo tra le due alla fine sia piccola, piccola. Ragazzi, comunque capitemi se all'inizio sono un po' strano, ma io sono abituato a palestre molto più economiche e spartane. Mi piacciono i pesi duri, almeno in queste cose. Però ogni tanto fare il ricco è divertente. Comunque, pre-workout, POWA, codice sconto su Prozis, Luca YT, che se no non so come ripagarmi questi ingressi in palestra, ovviamente lo prenderò con la borraccia di Prozis. Sempre codice sconto Luca YT. Gusto Coca-Cola, questo secondo me è il miglior pre-workout di Prozis. Prendiamolo ed andiamo in palestra, perché io oggi devo fare i test. Quindi facciamo un po' di test massimali con chin up, dip pesanti, muscle up. Oggi è un allenamento divertente. E poi io ed Alan ci divertiamo dentro la spa. Ma prima si fatica. Esatto. Anche luci interessanti in questa palestra, Ma dai, c'è veramente la televisione nello spogliatoio. Ragazzi, sono in fisso. Sono tipo la persona più contenta del mondo. Allora, a parte l'attrezzatura fighissima, in questa palestra ci sono queste mini stanze in cui tu puoi chiuderti dentro, staccare la musica e fare come ti pare. Quindi, porta chiusa, attrezzatura ottima, dischi ottimi, tutto ottimo e mi faccio i miei test come mi pare. Prendo anche la videocamera, che tanto qui dentro sono solo, quindi nessuno mi dice niente. Almeno vi vedete anche qualche ripresa dell'allenamento figa. Ho scritto quello che devo fare sulla lavagnetta. Vi giuro, ragazzi, alla Virgin mi sembravano soldi buttati. Anche qui. Però comunque almeno la palestra ha tanta roba. E ditemi se questo non è premium. Con le calamite. Ho trovato due critiche per questa palestra. Uno, non hanno i dischi stretti e quindi per chi come me fa zavorre pesanti è un po' scomodo. Due, non ho ancora visto nessun bilanciere che abbia la zigrinatura al centro per fare squat. Peccato. Ragazzi, comunque niente da dire sull'abbigliamento di Kaizen, eh? Guardate che canotta spettacolare e che pantaloncini spettacolari. Tutte queste cose del nuovo lancio potete comprarle col codice sconto LucaYT in questa data, mi raccomando. Ragazzi, fidatevi che questi pantaloncini meritano, ci sono anche in diverse colorazioni, fighissimi. Ragazzi, con lo street lifting abbiamo finito, adesso andiamo nella sala pesi, niente più zone private, e proviamo panca piana e tutti i macchinari, vediamo come sono. Per
Parlando dei bilancieri, voto 6,5, non mi fanno impazzire. Una cosa, qua o avete i polpacci o vi arrangiate, perché non hanno una calf machine. Palestra perfetta per me! Ragazzi, allenamento finito, vi devo dire, è andata molto meglio di quel che pensassi. Di solito da queste palestre fighette non mi aspetto attrezzatura buona. Invece ragazzi, per fare dip è perfetto, per fare trazioni zavorrate è perfetto. L'unica cosa è che probabilmente da atleta non ci verrei, perché fare squat con quel bilanciere secondo me non è la cosa migliore al mondo. Però assolutamente ottima palestra per allenarsi. Ho visto anche che i macchinari sono tutti perfetti. Qui sicuramente ragazzi, appena c'è un problema buttano via e lo ricomprano nuovo. Tanto con il mio ingresso si comprano un macchinario praticamente. Comunque adesso doccetta e poi ci leviamo qualche sfizio, perché dobbiamo ancora vedere le chicche di questa palestra. Riempio l'acquetta e adesso andiamo in sauna. Finalmente siamo in piscina ragazzi, ovviamente se devo fare il ricco lo faccio bene e mi sono vestito in maniera adeguata. A parte le cavolate, l'area relax è una figata, cioè è decisamente meglio della Virgin, è molto più curata, molto più bella e cioè veramente rilassante, nonostante ancora non abbia provato sauna e bagno turco. L'acqua quanto è bella. È proprio una zona relax fatta bene, molto curata. Comunque, a parte questo, ho chiesto quali sono i prezzi del mensile e dell'annuale. Sentite un attimo. Anzi, scusi, un'altra informazione, ma per gli abbonamenti come funziona? I prezzi circa, quali sono per gli abbonamenti? Ok. La paghi una volta. La paghi una volta la quota di... E l'annuale circa quanto viene? Ok, va bene, grazie mille. 300 euro al mese e 1900 l'anno. Questa sarebbe la piscinetta di acqua ghiacciata. Alan, devi provarla, dai. Ragazzi, commentate L per Alan. Loser Alan, Alan loser. Non l'ha provata neanche lui, eh. Alan loser. Oh. Se la tagli sei un falso. Se la tagli sei un falso. Alan è comunque un loser. Ci entro anch'io con le gambe, non è un problema. Adesso saunetta. Comunque la sauna è odiosa, però da un po' di pump, quindi almeno un po' di posing lo facciamo. Almeno diamo un senso a questa sauna. C'è anche la possibilità di fare il bagno turco, come vedete. Ma noi non lo faremo. Ragazzi, doccia fatta. Ci siamo cambiati, come vedete. Questa maglia di Kaizen, visto che me lo chiedete sempre, riuscirà al prossimo drop. Quindi mi raccomando, codice sconto LucaYT. Comunque, considerazioni finali. Allora, ragazzi, il prezzo è esagerato. Ovviamente una persona normale come me non se lo potrebbe permettere. Però diciamo una cosa. Qui dentro... secondo me l'allenamento è decisamente migliore rispetto alla Virgin. È veramente esclusiva. Cioè la Virgin spendo 50 euro per un ingresso giornaliero, ma non hanno tanto di più. Invece qua hanno molte chicche che comunque, diciamo, per pagare tanto fa piacere trovare. Quindi non farei l'abbonamento né qui né alla Virgin Collection, perché costano troppo. Però visto che qui potrei allenarmi abbastanza bene, se fossi veramente tanto ricco, ma tanto è però tanto, probabilmente l'abbonamento si potrebbe fare. Niente ragazzi, se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate mi piace, anche perché sto finendo i soldi. Iscrivetevi, commentate, condividete che reposto chi mi tagga su Instagram. Niente ragazzi, ci vediamo alla prossima. Dai. E passate sul canale di questo bimbino, dai.